Arrivata una vittoria sofferta ma importante per la classifica della Marignanese, avete creduto fino alla fine, soprattutto quando la città di Avenia è rimasta in 10 uomini, avete avanzato di più il baricentro, avete creato le occasioni per portarvi in vantaggio, poi il vantaggio è arrivato sul calcio di rigore. Sì, prima di tutto è un piacere incontrarvi e ringrazio la società della città di Avellino per la splendida accoglienza, pure perché perdere una partita al 90° e uscire dal campo tra gli abbracci degli avversari è la cosa più bella che ci poteva capitare oggi. Ci abbiamo creduto, volevamo venire qua a fare risultato, ma conoscendo le doti di una squadra che aveva voglia di rifarsi, secondo me aveva perso ingiustamente perché aveva fatto una grande partita col Cervinare. Poi quando prepari una partita, la partita poi va vissuta in campo. Noi abbiamo sofferto nei primi 20 minuti dove sinceramente ci abbiamo capito ben poco. Loro fraseggiavano in modo rapido e stretto e farlo su questo campo secondo me è difficilissimo perché è impossibile giocare, sembra di stare sull'asfalto. Loro sono stati bravissimi, poi noi siamo stati bravi a resistere in quel momento, piano piano, secondo me era anche forse regolare il gol, almeno da come mi hanno fatto vedere il video, però ovviamente non è facile per l'assistente, uno entra e uno esce. Abbiamo preso metri sul campo, il secondo tempo loro sono un po' calati, non so per quale motivo, pure perché hanno fatto parecchi cambi e sono entrate pure gente di qualità, però non li ho visti più lucidi come prima. E noi piano piano, anche se non sempre lucidi, abbiamo conquistato campo. Proprio la panchina forse alla fine ha fatto la differenza, nel senso che i cambi hanno dato maggiore vigore anche alla vostra spinta offensiva. No, ma guarda, quello se la panchina lo sa che nel calcio oggi con i 5 cambi è fondamentale. I ragazzi stavano belli sul pezzo, avevano voglia di fare bene, e una leggerezza poi di un difensore avversario, però loro sono stati bravi a crederci, che sono due under che hanno fatto l'azione in fascia. Abbiamo conquistato questi 3 punti che sono secondo me importantissimi, perché il livello di questo girone non lo scopro io, è equilibratissimo. È un mini torneo, gli obiettivi della Marignanese? No, è godersi tutte le partite, cercare di vincere, non possiamo darci obiettivi. Io continuo a dire che non ci sono favoriti in questo campionato. Questi qua sono ragazzi, sono gli stessi esempi dei professionisti, le motivazioni che ci sono in Serie A sono uguali a quelle dei dilettanti, le società vogliono vincere. Anche Città di Avellino vuole vincere, non ha partecipato, non ha fatto sacrifici in questo torneo per non vincere. E quindi deve giocare le partite con una tensione altissima, non vuoi sbagliare e poi spesso capita di magari commettere, chi sbaglia di meno poi riesce a vincere.